gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bentornati amici di Facebook e YouTube, torniamo con una nuova puntata nel nostro martedì in Dreamers, decima puntata di questa sera. Stasera una puntata veramente nuova, parliamo ed entriamo nel mondo della pallavolo, ma prima di cominciare la nostra live facciamo partire la sigla. Llegó para alegrar el fútbol y llegó para cambiar el fútbol y Diego Maradona llegó. Eccoci qua, pronti per partire col nostro viaggio romantico anche questa sera. Innanzitutto voglio ringraziare tutti gli amici Facebook e gli amici YouTube e, novità della settimana, anche gli amici Instagram, che siete veramente tantissimi a guardare le nostre... Io non mi sento. Non ci senti? Adesso? Ci senti? Allora, vediamo che abbiamo qualche problema tecnico. Prova a riaggiornare, Silvia. Adesso chiediamo il supporto tecnico per farti riaggiornare un attimo. Intanto aspettiamo che... Allora, intanto che... vediamo che Silvia ha qualche problema, scusatemi che scrivo a Davide. Arrivo, scusate, il bello della diretta. Ok, ci siamo, intanto che Silvia riprende un attimino voce, soprattutto ci può andare a sentire. Andiamo a presentare prima i due ospiti che abbiamo questa sera. Allora, anche stasera al mio fianco in questa nuova puntata, insieme a lui, grande realizzatore di storie romantiche, faremo un viaggio nel mondo della pallavolo. I commenti e WhatsApp su di lui riempiono ormai le mie settimane. L'eroe di Anfield, Ettore Medicino. Ciao Roby, eccoci qua, buonasera a tutti, come al solito dal mio terrazzo della costa sud, terra spagnola. Buonasera a tutti. Ti vedo un bel tramonto dietro, di quelli romantici, Ettore. Sì, perché stasera ci siamo connessi verso le 9:30, quindi ho fatto ancora in tempo a godermi un po' di tramonto, quindi ve lo mostro anche a voi, dai. Sì, mostralo ai nostri amici di Dreamers in diretta il tramonto, che ci fai un po' sognare anche per noi che tra un po' faremo vacanza, come diciamo tutti ad agosto, sarà anche il nostro turno per vedere un bel tramonto. Ci senti ora, Silvia? Oh, ora sì, perfetto. Perfetto, non ti sei perso niente. In poche parole, okay. Sono il buon Mendo, il nostro eroe di Anfield, che ci ha fatto vedere il tramonto dalla bellissima Tenerife, il nostro collegato speciale. Andiamo a presentare i nostri due ospiti, Pink, perché questa sera quote rosa, carriera fantastica di grandi soddisfazioni e traguardi, veterana di questo sport con esperienze anche in nazionale, la Cischi, Francesca Marcon. Ciao Francesca. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Ti rinnoviamo i complimenti per il panorama dietro il quadro, bellissimo. fa molto ambiente caldo casa. E ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito, logicamente. Grazie a voi, mi fa piacere essere qui. Poi, adesso che ci sente, fresca di trasferimento a Soverato, oltre ad essere un'ottima giocatrice, possiede anche un'anima artistica, che durante il Covid ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Ritorno da te. La Romina Power sotto rete, Silvia Lotti. Grazie Silvia. Prima di tutto, Silvia, voglio dirti una cosa. Che Porto, settimana scorsa, mi hanno detto che c'era ospite nei nostri Dreamers, che oggi ha visto la locandina, un tuo compagno di scuola. Sì. Che era Dumi. Esatto. Il mondo è piccolo, noi non lo sapevamo, ma tu pensa, Mendo, come piccolo il mondo. Si è arrambato.
settimana scorsa. Infatti oggi il Dumi ha visto la locandina del Dreamers di questa settimana, mi fa: salutami la Silvia, perché è la mia compagna di classe, sì. Medo insieme a Empoli, assurdo. Ecco, ecco, vedete che un po' l'asse, il mondo, come si dice, quando il mondo è piccolo non si dice una bugia. Non si dice una bugia. Meldo, questa sera ci addentriamo in un mondo nuovo anche per noi dopo 9 puntate a parlare di calcio, quello che noi conosciamo un pochino meglio, diciamo. Quindi stasera ci mettiamo alla prova con questo sport. Sì, mi hai sorpreso perché quando mi hai detto, insomma, delle ragazze, insomma, questa sera, ho detto, cavolo, come facciamo a parlare di calcio e nostalgia con due pallavoliste? Però noi abbiamo trovato il modo e troveremo il modo anche di tirare fuori un po' di nostalgia anche da un altro sport e aprire un po' la mente verso nuovi orizzonti. E io ho già cosa da sapere da entrambe le ragazze. La mia idea è stata questa, Mendo, perché ti dico che secondo me era giusto scoprire il romanticismo anche in altri sport, perché quello noi lo conosciamo e lo viviamo, però tutti gli sport, secondo me, perché è fatto di traguardi, di sacrificio, di sudore, comunque c'è un romanticismo alla base. Esatto, esatto. E quindi stasera, poi Silvia ti somiglia molto, perché anche tu hai un'anima artistica che ti piace suonare, quindi Silvia, lo ripeto, comunque durante il periodo del lockdown non si è lasciata intimorire dalla clausura e ha composto un pezzo insieme al fratello con il gruppo Lovid, che si chiamano Ritorno da te, giusto Silvia? Esatto, giustissimo. E adesso deve uscire un altro singolo, Mendo, quindi spettacolo. Beh, brava lei che si è reinventata, dai. Spettacolo, spettacolo. Partiamo allora, chiudiamo le valigie e partiamo con la prima domanda alle nostre ospiti. Allora, innanzitutto, per chi si fosse collegato ed è nuovo del nostro programma, perché si chiama Dreamers? L'ho chiamato Dreamers perché si parla di quello che sono i sogni, come abbiamo inteso. Qua da questa camera, in poche parole, dove sono nato, cresciuto e ci sto vivendo, ho vissuto tutti quelli che sono i miei sogni nell'ambito sia sportivo che normale, però in questo caso sportivo. E quindi dalle prime partite, dalle prime esperienze, dalle prime amicizie. Quindi parto con questa prima domanda per voi, romantica. Il primo ricordo che avete da bambina legato alla pallavolo e qual è stata la vostra prima partita? Partiamo con Francesca e poi Silvia. Beh, allora, di ricordi innanzitutto ne ho tantissimi. Devo dire che io ho iniziato a giocare a pallavolo relativamente tardi, perché avevo 14 anni e quindi era abbastanza tardi, perché adesso comunque le ragazzine iniziano presto, all'età di 6 anni, quindi... E ovviamente mi porto dietro un sacco di bei ricordi. E sicuramente il ricordo più bello forse è stata appunto la mia prima partita, che ho fatto in Serie B, avevo 15 anni, quindi ho fatto proprio poca, diciamo, gavetta da giovane. E niente, mi ricordo che comunque ero emozionatissima, tremavo, e forse quello è stato il momento più bello, no? Eri un talento naturale, cioè nel senso che 14 anni è cominciata, a 15 eri già un esordio in Serie B. Ma diciamo di sì, ho avuto questa fortuna di essere in grado di giocare a pallavolo. Io in realtà non seguivo questo sport perché avevo semplicemente la palestra vicino a casa dove abitavo con i miei genitori, e un giorno per caso ho iniziato perché c'era, insomma, la squadra del Conegliano che si allenava e sono andata a vedere un allenamento. Da lì mi sono... Tra l'altro, scusate se interrompo, così. A proposito di nostalgia, Conegliano è nato Del Piero, no, è la città natale di Del Piero. Sì, esatto. Esatto. Lui è di San Vendemiano in realtà, però insomma è un comune di Conegliano, esatto. Quindi terra di campioni, dai. Sì, dai. Eh sì. Diciamo così. L'aria era buona, Mendo. L'aria era buona. E quindi, ma prima una domanda così, giusto per incalzarti un attimino. Quindi prima dei 14 anni, ma praticavi un altro sport o diciamo... Sì, facevo nuoto, ma ero veramente impedita perché in realtà non riuscivo... C'avevi i braccioli. Non riuscivo... Allora, di base non mi piace nuotare, però insomma ai giovani si può fare un po' tutti gli sport, no?
quindi facevo nuoto, però non riuscivo a fare la virata, la capriola come so. E niente, mi ricordo che la mia insegnante mi tirava fuori dall'acqua per l'orecchio. Io lì sono rimasta traumatizzata e ho detto basta, ecco, per me con il nuoto io ho chiuso qui. E niente, quindi diciamo che l'unico sport che ho fatto è stato il nuoto prima di iniziare con la pallavolo. Ecco. Però non ero proprio portata. Dopo hai trovato la tua strada. Mendo, mi ricorda io alle medie che ho fatto la capriola, sono caduto dal materassino, ho battuto la testa, sono rimasto scemo, ma quello ero anche prima. Ma nel frattempo non ho più fatto una capriola nella mia vita, perché sono rimasto traumatizzato, un po' come l'orecchio di Francesca. Tra l'altro è un'arte, no, fare la capriola in arma. Incubo, ecco. Cioè io non ce la faccio mai anche la testa. Cioè, io non sono capace a fare la capriola lì. Vedi, allora tu mi capisci. No, esatto. Quindi cerchiamo il prossimo ospite, cerchiamo due che sanno fare le capriole per chiedergli consigli. La prossima la Pellegrini qua. Manuale d'uso per chiedere come si fanno le capriole in acqua, che almeno così togliamo questo dubbio. Silvia, invece per te, questo primo ricordo da bambina... Mi chiedono, scusami Silvia, mi commentano se la mamma di Silvia sta guardando il mistero, perché sentiamo l'audio. No, ma forse non sono io, perché lo stanno guardando il mistero. Quindi Silvia, ti facciamo romanticare un po' anche a te. Il primo ricordo allora, bambina e la tua prima partita. Allora, io ho iniziato molto presto, ho iniziato a 6 anni. No, il ricordo che ho, allora, ho questa immagine in mente... Praticamente, ovviamente ho iniziato nella squadra di casa, come nel San Miniato, nella Folgore, e ho questo ricordo appunto il primo giorno proprio, il primissimo giorno in palestra, che sono entrata ovviamente avendo 6 anni, non è che faceva la pallavolo reale, facevi insomma un centro avviamento, quindi insomma tutti esercizietti, salta ostacoli, queste cose qua. Però mi ricordo appunto che ero, non so, emozionatissima, perché iniziavo questo sport e comunque già seguivo perché mi piaceva, quindi ero molto agitata, molto emozionata, e ho proprio l'immagine della Silvia piccolina che entra in palestra emozionata, un misto di timore, insomma questa immagine, ho un fermo immagine in mente, e questa cosa me la ricordo benissimo come se fosse proprio ieri. E la prima partita, allora, dunque, io ho fatto tutte le giovanili, no? Quindi under 12, under 13, 14, la classica scalata. Esatto. Però mi ricordo a 15 anni, facevo appunto l'under 16, però a 15 anni l'allenatore della prima squadra di San Miniato era la Serie C, e a 15 anni mi ricordo che l'allenatore della prima squadra mi ha portato con sé nella prima partita in Serie C. E è stato emozionante, cioè ero terrorizzata, cioè io quando me l'ha detto è stato, no, faccio ridere, è stato bellissimo. Ma è una cosa comune, di fare le prime partite. No, ma però, no, aspetta, ma faccio ridere, è stato bellissimo, perché ero allenamento, l'allenatore della prima squadra mi fa, era tipo un giovedì, mi fa, senti, ma giocavano di sabato, senti, ma sabato ha impegni? Perché noi giochiamo, vorrei che tu venissi con noi. E io, terrorizzata, scema, terrorizzata, io faccio, ma non lo so, cioè, devo sentire, boh, se i miei hanno impegni, qualcosa, e i miei, ma sei scema, ma cosa gli dici, ma vai? E io, non lo so, forse ho qualcosa, non lo so. Perché ero terrorizzata, invece c'era una bambina normale, avrebbe detto sì, liberissima, e io no, ovviamente. Anzi, non te l'aspettavi, magari. Non te l'aspettavi. No, ma poi ero molto, diciamo che prima alle novità ero molto, le novità le affrontavo con molto terrore, diciamo, ora invece insomma sta crescendo, maturando, insomma, in teoria si matura. Quindi, insomma, si va avanti. Mendo, non so tu, però io medie e inizio superiori si poteva fare solo pallavolo. I miei insegnanti di educazione fisica c'è a fare solo pallavolo. Massimo, pallavolo. Sì. Noi quando la nostra di svago era la partita a pallavolo. Nelle palestre, si poteva fare solo pallavolo. Per quello poi con i piedi noi, chiaramente. Esatto. E la testa anche. Esatto. Anche se ti dico la verità, è uno sport che d'estate
mi ha sempre affascinato. Se c'è la partita di beach non mi tiro indietro, la gioco, anche se non sono... No, no, è vero, ma è uno sport che, onesto, adesso non perché ci sono le ragazze, siamo qui, ma io ho sempre seguito, sia nel maschile che nel femminile. Secondo me, negli sport di squadra, insieme al calcio e alla pallacanestro, insomma, tra gli sport, tra i primi sport... che la maggior parte delle persone penso seguano. E ti sorprenderò, io sono andato a vedere anche una partita live, quindi sono andato anche a vedere una partita di pallavolo di Serie A 1. Io non ho mai visto una partita. Ma maschile o femminile? Scusa. Femminile. Chi? Cioè? Quale? Sono andato a vedere Busto Arsizio. Ah, ma quando? No, però ti parlo, forse sono passati 4-5 anni. Ah, ok. Sì, 4-5 anni fa. Ti dico, non ho ricordi dei contro chi giocava, ho portato un amico una domenica sera e sono andato a vedere. E mi è piaciuto molto come atmosfera. Anche perché soprattutto io e lei abbiamo giocato insieme a Busto, quindi magari... Può essere che magari c'eravate, ma io da agnostico, non conoscendo, magari non mi ricordo. Però una cosa che mi è piaciuta molto della pallavolo, in senso che è la fine della partita dove comunque il pubblico può andare... Dai loro beniamini, fanno le foto, una cosa che nel calcio questo non esiste meno. Possono fare l'invasione di campo, esatto. Sì, tra virgolette, sì, che fanno le foto, si fermano coi fan, è un bel ambiente, un bel terzo tempo, diciamo, che diventano un po'... Se tutte le giocatrici sono così, faccio l'abbonamento. Quindi ecco, vediamo, i primi complimenti non per l'aspetto pallavolistico, ma per l'aspetto che sono due bellissime ragazze, ovviamente. Quindi ci sono anche i nostri amici che amano il calcio, che seguono anche la pallavolo da stasera. Per l'audience, chiaramente, no, era tutto studiato. Tutto può essere studiato. Il mondo è strano, quello di internet, no? Allora, Mendo, partiamo con la prima domanda romantica. Andiamo? Abbiamo sentito le origini. Io ho un paio di chicche romantiche, poi dopo te le tiro fuori. Andiamo avanti. Allora, parto con Francesca. Allora, parto sempre subito. Io per prima. No. Vuoi partire con Silvia? Parto con Silvia, dai. Allora, Silvia, l'esordio con la maglia in A1 con la maglia di Busto Arsizio. Allora, la so. Cioè... Aspetta. Allora, scusa. Ti voglio dire. Finisco la domanda. Scusa. Poi, le emozioni che hai provato e se ti ricordi come hai vissuto la notte prima. Allora, no, la notte prima non me lo ricordo. Fate serata, io quando dormo, non è possibile. No, perché io quando dormo proprio, cioè, a bomba, quindi non me lo ricordo. Ti sei addormentata subito come un qualunque giorno della settimana? No, beh, sicuramente avrò avuto un po' più di ansia conoscendomi, però insomma poi ho dormito perché insomma c'era bisogno di dormire per forza, perché la mattina ci allenavamo, quindi dovevamo dormire per forza. E allora l'esordio con la maglia della Yamamay è stato a Conegliano, prima partita di campionato, che io ero tranquilla lì in panchina perché insomma 18 anni, 19 anni, insomma lì in panchina, io mi guardo la partita, sono contentissima di essere qua, felicissima, e l'allenatore mi chiama per mettermi battuta e io, terrorizzata, avevo la palla sulla mano, e veramente c'era la mano che mi tremava, me lo ricordo benissimo, mi tremava, e il mio pensiero era solo buttala di là, come non ci interessa. Hai fatto la battuta sicura? La cosiddetta sicura? Sì, sì, no, il pensiero era buttala di là, perché sennò con l'allenatore non c'è, chi lo sentiva, no, buttala di là, quello era l'obiettivo. E quindi è andato come esordio? No, è andata di là, la palla è andata di là, è andato tutto bene, no, addirittura abbiamo fatto anche punto, insomma, quindi ho fatto anche, non una, ma due o tre battute, insomma, è andato anche bene, dai, quel turno lì. Hai preso fiducia, la prima battuta ho preso fiducia per esplodere poi durante il match. Diciamo. Esatto. Francesca, posso farti la domanda o vuoi aspettare ancora un attimo? No, fammela, tanto io onestamente... non ho ricordi del mio esordio con la maglia di Busto, sono passati troppi anni. E infatti ti faccio un'altra domanda, non sono le stesse. È diverso, per te è diverso. Allora, da te invece voglio partire dalla stagione 2011, che vinci Coppa Italia, campionato e Coppa Champ. Sì, esatto, che fai il triplete, sì, come si dice da noi. Anch'io, insieme, eravamo insieme. Lo so, infatti...
vi palleggio un po' le domande, non vi arrabbiate. Vedo, quando ci sono le donne è così, bisogna dare importanza. Bisogna essere precisi. Bisogna essere precisi. Bisogna focalizzare, dai. Esatto. Invece a te ti chiedo di quell'anno, se mi dici di ogni singola competizione che hai vinto, un episodio oppure una partita che non riesci a dimenticare. Qualcosa che ti è rimasto nella memoria. Beh, non riesco a dimenticare gara 5 della finale scudetto, ovviamente, dopo 5 gare, comunque erano 5, no? Silvia, aspetta, sì, perché sì. Ecco, 5 partite comunque lunghe, pesanti, difficili, comunque dopo una stagione intensa, perché mi ricordo che giocavamo ogni 2-3 giorni, quindi veramente tante partite. Quella è stata veramente la partita più emozionante, che comunque non finiva più, perché era, lottavamo punto su punto, e di questa partita ho l'immagine dell'ultimo punto che è stato messo giù da Aneta Vichkova, che dopo uno scambio veramente interminabile ha fatto punto, la Libo atto, quindi mi ricordo la scena e anche comunque la sensazione del pubblico che quasi entrava in campo. È stato bellissimo, cioè comunque un boato incredibile, quello ho avuto la pelle d'oca per non so quanto tempo, ed è stato davvero memorabile. Ho questo ricordo. Quindi delle tre competizioni che ti ho elencato, la più difficile è stata il campionato da portare a casa. La più difficile è stata quella comunque sudata, tra virgolette, tutta la stagione, e quindi è stata anche secondo me la più difficile, ma anche più emozionante, no? Emozionante, ma soddisfacente anche, sì, assolutamente. Aggiungo questa domanda per casa, quindi con il nostro pubblico, veramente 5.000 spettatori, è stato incredibile. Aggiungo questa domanda extra per entrambe: secondo voi qual è stata la ricetta per fare quel triplete quell'anno? L'elemento essenziale, secondo me, è un mix di cose, perché sicuramente eravamo un bel gruppo, abbiamo lavorato tanto bene anche dal punto di vista fisico, non abbiamo avuto particolari problemi, anche infortuni eccetera, quindi un insieme di cose, sai, quelle stagioni dove tutto è perfetto, quindi tutto gira bene. Sì, esatto, tutto girava nel modo giusto. Quindi diciamo che alla base soprattutto è stato lo spogliatoio quello che vi ha portato a fare questo, il gruppo. Sì, sì, assolutamente. Anche. Avevamo una mentalità anche comunque vincente, perché noi scendevamo in campo con quasi non dico la sicurezza di vincere, però comunque sicuri dei nostri mezzi, dei nostri anche limiti. Quindi questo è stato secondo me la chiave di tutto. Mendo, vuoi fare un domandino te? No, io ho una curiosità che ho ritrovato nostalgica per la Marco, perché praticamente... Aspetta un attimo, che a casa Lotti c'è pubblicità, un attimo, mi sente in cuffia, c'è pubblicità, finita, puoi andare. Mendo. Mi sa che sta iniziando un film invece. A posto, Mendo, partiamo prima che parte quando sparano. Perché non si sente più, vai. Volevo dire, lei ha vinto nel 2009 i Giochi del Mediterraneo, giusto? È vero. Giochi del Mediterraneo, ai quali c'ero anch'io, solo che io ho perso il finale con la Spagna. Quindi è una piccola curiosità che io mi ricordo, chiaramente non ci conoscevamo, mi ricordo che, se non sbaglio, voi alloggiavate tutti quanti c'era una come si chiama, una parte adibita per tutte quante le squadre, no? Esatto? Sì. Esatto. Invece sì, noi, però noi eravamo in un hotel fuori del mondo. Perché... Anche noi, uguale, quindi ecco, esatto. Ah, ecco. E insomma, la nazionale di pallavolo vinse i Giochi del Mediterraneo nel 2009, sì. E adesso non so se lo fanno ancora, ma all'epoca era una competizione molto molto, molto importante. E volevo sapere, insomma, da te, perché io c'ho un ricordo bellissimo,
Robby, ti tiro fuori qualche nome. Noi abbiamo fatto il finale nazionale con Buonaventura, con Immobile. Cioè, se lei aveva qualche ricordo, era una bella curiosità, insomma. Sì, io di quell'anno lì non ho tanti ricordi, nel senso che comunque ho vissuto la nazionale un po' in disparte, tra virgolette, perché non giocando la vivi anche in modo diverso, secondo me. Quindi io poi è brutto, però ho sempre vissuto la nazionale un po', come dire, non in modo positivo. Okay. Quindi in realtà non è un bel ricordo. Eh? Non è un bel ricordo, non porti un insomma, no, un bel ricordo. Ricordo comunque, però l'ho vissuto molto in modo molto distaccato, quindi è sempre un'esperienza bella, ovviamente, però insomma. Mendo, ti devo dare una notizia. Che è successo? Mi è bruciato la seconda domanda della nazionale. Adesso provate una te dopo. Io la faccio alla Silvia. Va bene? Esatto, meglio. Silvia, a noi piace sentire, perché i nostri ospiti che abbiamo avuto, a partire anche dal tuo compagno di banco Dumitru, in poche parole, abbiamo sentito un pochino anche quella che è la sua esperienza all'estero. E allora ti volevo chiedere questo. Visto che ho visto nella tua storia, che hai avuto nella tua carriera, un'esperienza in Francia, se mi puoi parlare di quell'esperienza che hai vissuto, cosa ti ha lasciato e la differenza tra la pallavolo italiana e quella francese? Allora, la mia esperienza pallavolistica, scindiamo le cose perché è importante, non è stata positiva. Infatti sono stata a Parigi praticamente solo mezza stagione. Perché cosa c'è di diverso? Tutto è diverso. Ora io ti parlo, sono stata 3-4 anni fa, io non so come sia la situazione attuale, però non sto generalizzando, però in quella società lì, quindi a Parigi dove ho giocato io, c'era una concezione completamente diversa di preparazione fisica, di tipologia di gioco. Diciamo che secondo me gli italiani sono famosi non solo in Italia ma in tutto il mondo per essere gli allenatori italiani sono famosi per essere dei grandi tecnici e tattici, e lì diciamo che la tecnica e la tattica scarseggiavano abbastanza, quindi dico pallavolisticamente non è stata positiva, però tornassi indietro la rifarei, non perché sono masochista, ma la rifarei perché comunque erano buone le brioche. No, perché è troppo burro, i croissant troppo burro, troppo burrosi. No, la rifarei, a parte gli scherzi, la rifarei perché comunque sono cresciuta sotto tanti aspetti. Comunque un'esperienza all'estero penso che veramente, guarda, la consiglierei quasi a tutti, perché comunque ti forma, ti fortifica e soprattutto ti fortifica anche perché sei costretta, sembra banale, ma sei costretta, cioè, a parlare una lingua diversa dalla tua, sei costretta perché se ti vuoi far capire devi per forza, e già quello insomma ti sprona, no? Ti fa crescere, cioè, le difficoltà nella vita ti fanno crescere, no? Dalle più piccole alle più grandi, quindi come esperienza appunto di vita la rifarei. Poi vabbè, mi sono innamorata di Parigi perché Parigi è una città bellissima, io c'ero stata da piccola ma praticamente non mi ricordavo niente, e bellissima. E poi posso dire una cosa, cioè, mi sentivo pure figa a dire che abitavo a Parigi, mi sentivo una gran figa. Cioè, eri l'unica italiana in quella squadra quell'anno? No, c'era un'altra italiana con me, però ti dirò, guarda, ci avevo legato con lei, ma avevo legato soprattutto con altre ragazze straniere, ricordo con una polacca, un'altra, una francese, un'olandese, avevamo fatto un po' il gruppo, una serba, avevamo fatto un gruppetto, quindi quello ecco mi ha un po' sollevato quello che il morale, insomma, l'aspetto pallavolistico, però insomma no, davvero, cioè come esperienza di vita da 10. Francesca, ci dicono una cosa dalla regia, se avessi un paio di cuffiette, perché un po' il microfono fa interferenza, mi dicono gli amici a casa, se ce le hai da aggiungere, in maniera tale che vediamo se migliora un po', perché mi hanno detto che perfetto, sì, perfetto, okay.
Mendo, su questa esperienza francese vuoi aggiungere qualcosa? No, io dico che è una figata, dico che è una figata, e ho sentito proprio l'entusiasmo in lei quando lo raccontava, e questa è una cosa bella, questa è una cosa bella dello sport, è una cosa che ne parlavamo anche con Dumitru l'altra volta, o al di là dell'aspetto mio personale, con tanti ragazzi che l'hanno fatto nel calcio, io penso che viaggiare, vivere fuori, confrontarsi... una cosa che sicuramente ti porti per il resto della tua vita, e si è visto, si è sentito da come lei ne parla, al di là dell'aspetto sportivo, che però ha detto purtroppo è stata un'esperienza negativa. Ci sta, perché poi questo può capitare secondo me in Italia, ovunque, nel senso le annate dello sport ci possono stare, però è bello sentire questo. E ti credo che ti sentivi figa a dire che vivi a Parigi, perché c'è gente che si sente figa a dire che viva da Piate Grasso, quindi... No, ma poi scusa, cioè, per uno come me che viva a Staminato, cioè, viva a Staminato, ma viva a Parigi. E voglio sottolineare una cosa, che vivo a Pietegrasso, con tutto rispetto, io vivo a Pietegrasso, che non è la fermata della metro, specifico questo, perché tanti ci confondono con la fermata della metro. A Pietegrasso è un paese nella valle del Ticino di 31.000 abitanti, piazzale a Pietegrasso invece... è la fermata della metro di Milano, quindi sono due cose diverse. Venite a Pietegrasso che vi divertite, città slow. Luca Loppa a Parigi fanno il famoso producer. Complimenti anche a Luca Loppa, ricorda chi si è collegato adesso di ascoltare la canzone dei Lovid, Ritorno da te, tormentone. Poi Silvia, quando è che esce il prossimo singolo? Lunedì 20 luglio. 20 luglio, Mendo, segna, titolo? Besame. Madonna mia, come lo sponsorizziamo. Mendo, per te è perfetto. Tenerife, Besame, hai fatto e chiuso il cerchio. Va benissimo. Lunedì... Facciamo una puntata unica per il lancio del disco di Besame lunedì prossimo. Io direi anche di inventare un video per fare concorrenza da Dani Viera e Ventola a questo punto. Certo. Di inventare qualcosa anche noi, per cercare di dargli un po' di filo da torcere, magari con i quattro gatti che ci seguono, però cerchiamo, con i nostri follower. Però posso dire una cosa, dei geni, perché c'è vento là, com'è? C'è vento là? Come fa nel pezzo? C'è vento là? Sono solo il ritornello, perché sento solo quello. Cioè, lì sono stati dei geni, veramente. C'è vento qua, c'è vento là, tipo. Un po'. Geni. Che oggi ringraziava Vieri Adani, Ventola, che ringraziava di aver realizzato il suo sogno di fare il cantante. Quindi, cioè, follia. Siamo a questo livello di follia. Mendo, siccome mi hai bruciato la domanda alla mia amica Cischi, devo fare un'altra domanda? Devi fare tu la domanda a Francesca. Oppure mi gioco io la terza e tu dopo ti giochi la nuova. Ce ne ho due. Buona. Allora vado. Ciao, Mendo. No, ce ne ho due. Allora, la prima, proprio facile. Se, onestamente parlando, ti aspettavi da te stessa di fare una carriera diversa da quella che hai fatto, se sei rimasta, stupita della carriera, soddisfatta, quindi nel bene e nel male, insomma, in base a quelle che erano le tue aspettative. E poi se poi la faccio dopo, come ti pare? Sì, fammela dopo. No, allora, di base, innanzitutto premetto che io sono una persona molto insicura e non credo tanto nelle mie capacità, quindi in realtà ovviamente tutto quello che... Confermo. Ecco. Quello che è stato, che ho fatto, ovviamente mi ha dato grandi soddisfazioni, perché comunque non è che ho mai creduto così tanto in me stessa. E, ovviamente questo sport mi ha anche aiutato, mi ha insegnato comunque con il tempo a crescere anche sotto questo aspetto, e adesso ovviamente ho più consapevolezza nei miei mezzi, in quello che so fare, quindi sicuramente... Assolutamente, caratterialmente ti fortifica, penso, perché comunque dalle sconfitte rinasci, riparti, quindi è tutto un crescendo. E, però sinceramente non avrei mai pensato di arrivare fino a qui, e anzi ti dirò che comunque solo adesso, in realtà, che sono a fine carriera, realizzo quanto comunque ho fatto in tutta quella che è stato il mio percorso. Quindi posso fare una domanda anch'io?
ma l'insicurezza che dici di aver provato, di provare, secondo te dove ti ha penalizzato? Ma dove mi ha penalizzato? Non lo so, nel senso che su tutto quello che è il mio modo di essere, il mio modo di fare, quindi anche il mio modo di allenarmi e anche di stare in campo, fondamentalmente, perché magari nei momenti, in alcuni momenti avrei potuto fare, cioè nel senso avrei voluto essere più forte e più sicura di me stessa, quindi perché comunque la gente che crede in se stessa va avanti in modo anche facilitato, quindi ma Mendo, è umano, ti può controllare, guarda. Mendo a 15 anni giocava in Serie B, pensa se ci credeva. Ha fatto una carriera di questo genere, pensa se ci credeva. Ho capito quello che vuole dire. Sì, certo. Adesso poi drammatizziamo perché siamo così. No, però no. Sì, gli va dato atto. Mi capisci? Mia domanda era proprio per te. Sai, una giocatrice, una professionista che parte così in rampa di lancio, poi comunque si ha fatto la sua carriera, durante la sua carriera molto spesso si pone degli obiettivi, talvolta ci riesce, talvolta non ci riesce, si domanda... potevo far di più, potevo far di meno, se sono fortunata, sfortunata, cosa avrei cambiato. Ma io, guarda, ti dico la verità, forse ho un rimpianto che è stato quello di essere andata via di casa troppo tardi, quindi di aver fatto il passo troppo tardi, no? Anche nell'ambiente professionistico, e forse quello, ecco, è l'unico rimpianto che ho, di essere rimasta troppo tempo a casa, quindi a Conegliano, essere tra virgolette trattata come una giovane, insomma, del luogo, che sì, esatto, quindi quello è l'unico rimpianto che ho. Vabbè, andiamo con la Marcone, chiudo qua. Chiudi qua con la Marcone. Passiamo a Silvia, gli puoi chiedere ai tuoi genitori che film stanno guardando, perché me l'hanno chiesto da casa con un WhatsApp. Aspetta chiedo. Chiedi. Che film state guardando? Ma? No, ho detto fanno un po' di zapping generale. Ah, zapping, non c'è niente di interessante. Collegatevi a Dreamers e state su Dreamers, che è più interessante questa sera. Allora, Silvia, tutti gli atleti portano dentro di sé quelli che considerano la partita perfetta dal punto di vista personale. Qual è stata la tua? Oddio, questa domanda è difficile. Difficile. Partita perfetta. Allora, no, partiamo dal presupposto che sono molto autocritica, perché sono piuttosto perfezionista, nel senso che sì, dopo una partita giocata bene sono soddisfatta, però vado sempre invece di a cercare il pelo nell'uovo. Sempre a vedere sì, ok, brava, fatto bene lì, ma lì però non dovevi fare quello, cioè, quindi perché secondo me la mia teoria è che si può sempre fare di più in ogni caso, quindi partiamo da questo presupposto. Partita perfetta, allora ti dico una di quest'ultima stagione perché è fresca, è fresca. Che mi viene in mente, esatto. Dunque ti direi a Macerata, sì, secondo me è stata, tra l'altro è stato strano perché nel riscaldamento, diciamo, non mi sentivo neanche fisicamente al top. Comunque non lo so, mi sono quei giorni che magari sei un po' più stanca, cioè non è che certo. Sembra la domenica sempre allo stesso modo, no? E non lo so, mi sentivo un po' più fiacca del solito, cioè era molto caldo nel palazzetto, quindi non mi sentivo più al top. Però nonostante questo nel riscaldamento mi stavo facendo tutte i miei ragionamenti mentali, facevo no, sì, è solo una cosa mentale, non è così, cioè mi stavo autoconvincendo che non era così. Quindi insomma, diciamo che in questi casi, quando fisicamente non senti al top, diciamo che devi lavorare di testa e lavorare molto di più, no? E sono soddisfatta soprattutto per questo. La prestazione è stata molto buona, cioè sono stata soddisfatta, abbiamo anche vinto e personalmente è andata molto bene, ma ero soddisfatta soprattutto da questo punto di vista qua, perché era forse la prima volta che riuscivo a controllare, diciamo, il mio corpo così, e quindi mi sono sentita soddisfatta perché ho sentito di aver fatto un passetto in avanti sotto questo punto di vista, ecco. Ecco,
risposta a 360, perfetta. Esatto. Un utente ci segnala, Amendo, per l'attimo nostalgia, che c'è il ragazzo di campagna su Rete 4, quindi che oggi è anche nostalgico, e anche oggi è il compleanno forse di Renato Pozzetto, che fa compie 80 anni, mi sembra, una cosa di questo genere. Ma dai, io l'ho conosciuto. Ecco. Vabbè, così prendi. No, no, che... Una quindi, persona molto in gamba, no, no, davvero. Auguri Renato per tutte le gioie che ci hai dato e le risate, penso che è un film cult. Avrebbe dovuto vincere il premio Oscar, secondo me, perché per tutte le volte che l'hanno fatto vedere, secondo me, interpretazione magistrale di Renato, miglior attore in tutto e per tutto. Francesca, ti faccio una domanda. Visto che siamo in quella fase che si sta diventando grandi, Francesca, che stiamo diventando sì. grandi. No, e volevo... non è che si sta. Vabbè. Sì, è diciamo già grande. Io sì. sono già grande. Lo so, lei, anch'io, perché per sentirci un po' più giovani rispetto a voi due, cioè nel senso che stiamo diventando grandi e quindi mettiamola giù così, perché ovviamente poi si diventa grandi e quindi io lo considero... Io sono curioso di sapere le vostre età, scusatemi. Io non posso perché non si chiede l'età mai al conduttore. Si chiede neanche, sono... io. Neanche a me che sono il co-conduttore, quindi niente. Io più o meno la tua età, Francesca, vabbè, 35 niente. Anni io. Okay, quindi stiamo diventando grandi e quindi volevo chiederti questo. Cos'è cambiato e come cambia il tuo modo di allenarsi adesso rispetto a qualche anno fa? E poi cosa ti piacerebbe fare una volta lasciato il parquet? Allora, sicuramente rispetto a una volta... adesso mi alleno in modo più, innanzitutto mi alleno di meno, perché comunque il mio corpo non è che ce la fa più di tanto, nel senso che cerco di comunque focalizzare le energie magari su alcuni giorni magari della settimana o su certi tipi di allenamenti. Poi in realtà quando sei giovane ti buttano in campo, fai di tutto, fai 20 allenamenti al giorno, insomma fai più che puoi. Ora ovviamente anche un po' per i problemi fisici che ho devo un po' un attimo stare attenta a quello che faccio, insomma dosare un po' quelle che sono le mie energie e niente. Poi cos'era l'altra domanda? Che cosa farò? È una domanda brutta che, alla quale non ti so rispondere, nel senso che cosa ti piacerebbe fare? Un'idea precisa. Quello che mi piacerebbe fare è sicuramente, allora, io oltre ovviamente a giocare a pallavolo ho una passione che è quella della moda, insomma dei vestiti, queste cose qua, quindi mi piacerebbe in un certo senso unire i due mondi, no? Quindi mi piacerebbe creare una linea di abbigliamento, comunque delle divise da gioco particolari a nome mio. Sì, a nome mio. Quindi, questo è un bel dream. È un'idea, è un'idea. E poi ovviamente non si sa, cioè non si sa neanche se sarò in grado, però questa è una cosa che mi piacerebbe. Vabbè, lascia da parte l'indecisione, buttati come va. E così si dice in questi casi. Se uno ha un'idea deve portarla fino in fondo. Mendo, ci hai lasciato settimana scorsa con la tisana limone zenzero. Adesso no. Come siamo messi? Caffè. Caffettino, Robby. C'è la domanda di Flavia che dice, vi fa questa domanda a tutte e due, avete sempre giocato come bande oppure avete iniziato con un altro ruolo? Vai Silvia. Inizia. Io? Allora, io ho sempre fatto la banda, però c'è un aneddoto. Posso fare una domanda? Ma cos'è banda? Che cos'è la banda? Quella che suona. Schiacciatrice. Ah no, perché ti avevo lasciato cantante, non sapevo facevi anche clarinetto. Certo. No, schiacciatrici. Okay. Si chiama banda, ok. Esatto. Sì, perché poi c'è l'opposto, ci cioè sono cose... Okay. Vabbè, insomma, perfetto. Lunghi. Sì, io sì, ho sempre fatto la schiacciatrice, però c'è un aneddoto che a 15 anni praticamente sono... Poi vi spiego cos'è perché probabilmente non lo sapete. A 15 anni ero stata chiamata al Club Italia. Il Club Italia, Francia, aiutami. Il Club Italia è praticamente diciamo una scuola pallavolo della federazione. Insomma, diciamo che... Dove ci sono diciamo, i giovani talenti. Quindi riuniscono tutti i giovani talenti in questo club, in questa scuola
della federazione, e praticamente gli metto a disposizione allenatori nazionali, quindi allenatori blasonati, e quindi insomma ragazzini che vengono anche da piccole realtà di tutta Italia, quelle promettenti, appunto hanno la possibilità di lavorare in modo serio. E quindi una volta entrato, siamo, diciamo, nel giro di questo Club Italia, hai sbocchi importanti che sono a uno, che possono essere anche oltre a uno, poi anche può essere anche la nazionale maggiore, insomma sbocchi importanti, certo. Non ti dico al 100%, ma insomma le possibilità sono molto molto elevate, molto importanti, certo, esatto. E io a 15 anni sono stata chiamata appunto a questo club, perché ovviamente fanno dei provini, no? Sì. Ero stata chiamata però come palleggiatrice, quindi un ruolo completamente diverso. Ma io ho detto no. Veramente? Proprio, sì, dura proprio. Questa cosa non me la immaginavo. Ah, non pensavo di averla detta. Nonostante siete amiche, vedete, viene fuori anche la cosa che non vi siete dette. Visto, vabbè, di Dreamers serve anche a questo. Perché c'è così tanta differenza tra i vari ruoli? Cioè, io faccio un esempio, mi relaziono al calcio, nel senso che sostanzialmente su 10 giocatori, sotto il portiere, magari 4-5 ruoli si possono intercambiare, nel senso uno può farne un altro e viceversa si può adattare. Certo. Non è così o è così? Sì, però non per quanto riguarda schiacciatore e palleggiatore, perché sono proprio due ruoli completamente diversi, okay. Opposti proprio, capito? Però io penso che ora è come il portiere è un giocatore normale, okay. In realtà, okay. Cioè, non è esatto, che... esatto, cioè c'è una differenza abissale, capito? Però ti dico, no, scusa, sto leggendo il commento. Sono io, il mio soprannome è Ciro. Perché mi chiamo il mio cognome, quindi stavo tirando fuori aneddoti come schiacciavo domenica. E poi adesso mi pavoneggerò con gli amici quando giocare a beach, che io sono una banda, posso fare solo quello, non fatemi girare, lasciatemi lì. Esatto. Però io penso che, allora, avevo 15 anni, avevo già le idee piuttosto chiare, però io credo che prima di tutto un ruolo, una persona, cioè, se lo deve sentire qua. Cioè, vabbè, certo. poi che c'entra se io voglio giocare a calcio ma con i piedi, cioè piedi a banana, cioè non posso giocare a calcio, grazie. Ma non ti credi che ci stanno quelli che a parte, sì, no, è vero, potrei fare anche qualche nome, anche se ci capisco poco, ma c'è anche qualche idea di qualcuno piede a banana, comunque a parte questo non fate i nomi, perché magari vengono ospiti e poi non vengo più. No già. Non dico niente. No, però ecco, secondo me appunto, cioè io credo che almeno per quanto mi riguarda, penso che prima di tutto io ero uno schiacciatore qui, quindi era difficile cambiarmi di ruolo, perché io ero convinta che quello era il mio, e lo sono tuttora, cioè nel senso... Che è il tuo ruolo, quello che ti sei cucito addosso. Sì, quindi quando uno, oltre a sentirselo, ce l'ha proprio qua, di mentalità, in testa, cioè secondo me è, così. È un casino cambiare, capito? Quindi... Mendo, io sono sempre stato attratto dal libero. Perché mi piaceva che c'era una maglietta diversa. La maglia diversa. Di solito io la metto sempre piccolina, non so perché, libero sempre. Quindi piccolina. Io consiglio a Francesca, che dovrà mettersi in ballo con le divise, il libero, di renderlo ancora più bello degli altri, di fargli una divisa, certo, proprio particolare. Sì, con le pagliette. Ma ho già delle idee. Voi due siete due schiacciatrici, ricordando Velasco, che diceva che lo schiacciatore si preoccupa dell'alzata. Cioè, ma voi siete due schiacciatrici polemiche, oppure siete due che tutto quello che gli danno schiacciano e lo trasformano in oro? Io sono polemica, no, di natura. Allora, io non so... la Silvia sì, è un po' polemica, effettivamente. No, io no, in realtà no. Nel senso che anzi, spesso, cioè anzi, quasi sempre mi assumo le mie responsabilità, nel senso che... Poi tendo abbastanza a auto, come dire, però se trattano male da autoinfliggermi le... No, però io voglio dire una cosa. No. Allora, io sono polemica, è vero, però cioè, prima di dire del palleggiatore, prima cerco di analizzare me stessa e dico che okay, forse ho sbagliato qualcosa, e poi quando vedo che mi guardo al video, mi riguardo, sto facendo giusto, io, non è colpa mia, è colpa del palleggiatore a sto punto. Però sì, sono polemica in generale di natura, sì, fa parte. Mendo, ci buttiamo su spogliatoie e curiosità, ti do questa notizia. Il gioco questa settimana non c'è, martedì prossimo i 4 campioni che hanno partecipato al nostro gioco da casa saranno in diretta e si sfideranno in un quiz nostalgico. Ti piace questa idea? Vai.
Quindi questa settimana niente gioco da casa, settimana prossima quelli che hanno risposto in queste settimane saranno in diretta streaming e faremo un quiz nostalgico e decreteremo il campione dell'estate della prima tranche di Dreamers, perché poi ci riposiamo anche noi. Quindi andiamo avanti con la nostra intervista. Queste qua sono domande un po' più dirette, che si intitola Spogliatoio e curiosità. Quindi parto da Silvia, perché Francesco vuole che parto da Silvia, e quindi faccio prima domanda a Silvia e poi mi risponde Francesca. Queste le domande sono uguali. Silvia, se ti ricordi il primo autografo e a chi lo avete firmato? Allora, io il primo autografo l'ho firmato il mio primo anno di Serie A, che ero a Verona, avevo 17 anni, giocavamo a Vicenza e tra l'altro io ero piccola, non giocavo, però a fine partita un tifoso è venuto a... un tifoso, insomma, uno che era a vedere la partita è venuto a chiedermi l'autografo, io stupita perché ho detto ma non ho neanche giocato, ma che vuoi da me? Vabbè, e dopo che gli ho fatto l'autografo mi fa, mi puoi scrivere anche il tuo numero? Io ho detto, no, quello, scusa, non si può. E quindi me lo ricordo perché è stato divertente. Però romanticismo, era da premiare il ragazzo. Infatti sono rimasta, vedi, sullo stile romantico. Sullo stile, da apprezzare. Tu, Francesca, te lo ricordi? No, io non mi ricordo il primo, mi ricordo l'ultimo. Vabbè, l'ultimo è sempre romantico. L'ultimo, sì, nel senso è stato un ragazzo che, vabbè, io questa stagione non ho giocato se non gli ultimi due mesi, ho fatto parte di una squadra che milita in B1 vicino a casa mia e quindi sono riuscita a fare due partite prima che scoppiasse il lockdown e in una di queste partite, insomma, ho fatto un autografo a un ragazzo lì al palazzetto, insomma, di Castelfranco, che è vicino a casa mia, insomma. Quindi esatto, mi ricordo lui, il primo non me lo ricordo assolutamente, sono passati troppi anni, non puoi fare queste domande. Invece provo a scavare in voi. Il complimento più bello che ti ha fatto un tifoso, Silvia? Ma non mi ricordo. Ma allora, cioè, a livello di gioco, intendo, non a livello di no. Allora, il complimento più bello, non diretto, cioè non in faccia, nei vari commenti, no, su vari post, è quando mi è stato detto che sono un giocatore completo. Ecco, questo mi fa molto piacere perché è quello per cui lavoro, è quello che ho sempre voluto essere, è quello appunto per cui mi impegno. Francesca, tu ricordi? Ma io in realtà più di qualcuno mi ha detto che in campo trasmetto tranquillità ed equilibrio, quindi è una dote che mi appartiene e che riconosco, quindi mi ha fatto piacere. Siete superstiziose? Sì. Ma il giusto, dai. Una superstizione ce la dite? C'hai esempio la stessa, non lo so. Stesso paio di calze, stesso tocchi qualcosa. Te la faccio vedere? Faccelo vedere, in diretta faccelo vedere, quella superstizione. No. Bendo, è una cosa... No, vabbè, ho capito, ci fa vedere la superstizione. Ma io cioè, per il giorno delle partite porto sempre il top nero, cioè deve essere lo stesso top nero. Sì, è un classico. Però, di tutte le pallavoliste. Esatto. Cioè. Ok, quindi rimaniamo... Sì. Invece l'insulto si va sull'intimo, diciamo così. Si va sull'intimo, perfetto. L'insulto peggiore invece che vi ha fatto un tifoso e ci siete rimaste male? Posso andare via su questa domanda, per favore? A me, allora... Aspetta, non ti ho neanche fatto cantare, non ti ho fatto neanche cantare, Silvia, vuoi già andare meglio, via? Guarda. Era meglio se cantavo, vai, scusa. No, niente. Sicuramente era una partita di CEV o di Champion, non mi ricordo più, contro il Galatasaray, e abbiamo perso e tipo, non so, gli ultimi punti la palleggiatrice mi ha alzato la palla, però non ho fatto punto, anzi mi sono presa delle murate, e tipo la sera stessa uno su Facebook mi ha scritto hai fatto perdere la tua squadra, tipo delle cose così, che sinceramente per un giocatore non è tanto bello. Bruttissimo.
E quindi no, questa cosa qui è stata di cattivo gusto, perché a parte che secondo me non è stata colpa, non è che è stata solo colpa mia, però vabbè. Invece te, ce Silvia, ce l'hai l'insulto più c'hai, brutto? C'hai un'altra domanda? Va bene, non vuoi risponderti? No, no, ma va, che mi importa, si fa per ridere. No, vabbè, mi hanno fatto proprio uno striscione contro, cioè, mai successo. Veramente? Tipo? Però mi scappa da ridere, proprio ho fatto uno striscione contro. E no, cosa c'è scritto? Che, allora, ovviamente non faccio nomi perché non voglio neanche nominare niente, nessuno. Però no, c'era scritto, siccome era una stagione in cui ho cambiato squadra a gennaio e la vecchia squadra, praticamente la domenica dopo io era la prima partita in cui appunto io avevo, insomma, non facevo più parte di quella squadra lì e sarei dovuta entrare nella nuova squadra che era quella che andava a scontrarsi la domenica lì con l'ex squadra. Non so se sono fatta capire, ok. Quindi io non mi avevano dato l'ok per giocare, non mi avevano rilasciato nulla osta, quindi sono andata a vedere la partita da spettatrice, ok? E niente, sono stata, è stata anche buffa la cosa, perché per tutto il tempo della partita io sono stata dallo stesso lato del mio striscione, quindi io non l'ho visto per tutto il tempo della partita, l'ho visto a fine partita, quando sono scesa in campo. E c'era questo striscione della ex squadra, uno striscione contro di me rivolto alla nuova squadra, dove c'era scritto complimenti per l'acquisto, tipo conservate lo scontrino perché insomma tanto no, indietro, una roba del genere. Buono, buono, ottimo, ottimo, ottima tutto cosa. Questo comunque, tutto questo comunque però con la nuova squadra siamo arrivati molto più su di loro, quindi ecco, quindi lo scontrino, il campo parla, insomma, assolutamente. Beddo, gli faccio le ultime due dello spogliatoio, quelle che piacciono a te. Vai. La compagna più forte con cui avete giocato? La giocatrice più forte con cui avete giocato? E la seconda, Mendo, è quella che piace a te nell'intervista. Quella è top. Allora, prima facciamo questa. La compagna più forte con cui avete giocato? A Franci ne ce n'ha di più. Cioè. Una. Quella che dici. No, oh. io nomino. La Asha Woloz, che è una palleggiatrice polacca che adesso gioca con l'Imoco Volley, e lei è fortissima, secondo me è una delle giocatrici più forti che c'è, quindi Silvia? Mi piace tantissimo. Allora io ti dico, faccio una premessa, ti dico una persona che, del mio stesso ruolo ovviamente, è una ragazza che con cui ho giocato quando appunto il mio primo anno in Serie A, quindi quando era una bambina, avevo 17 anni, lei ne aveva insomma già una trentina, e Alessandra Fratoni, è una brasiliana, e lei secondo me era forte non solo come giocatrice, ma proprio come cioè, a 360 gradi, perché comunque era forte come giocatrice, forte come personalità, forte come carattere, e poi vabbè, ero una bambina, quindi mi ha anche fatto un po' da mamma, no? E quindi quando penso insomma a un ideale insomma anche di giocatore con cui ho giocato, penso a lei, a lei, che appunto sì perfetto. E l'altra, Mendo, quella che ti piace tanto, gliela faccio? Dimmi. Vado. Dimmi. Perché lì dobbiamo puntare sulla vostra sincerità, perché questa è diretta. La soddisfazione ci dovete togliere, perché noi siamo diversi dagli altri programmi, di una cosa: in un'intervista non avete mai detto, tipo, Mendo, fai un esempio che avreste voluto dire a fine partita, una cosa, un'intervista che avreste voluto dire non avete mai potuto dire, tipo, Mendo, fagli l'esempio della tua, qual era la tua? Tipo, a me tante volte la partita, l'esercito, per me il mister non ha capito un cazzo, non capisco. Quello sono tante volte. Allora, vedi che sei d'accordo. Vedi che ce l'avete dentro. Una cosa che va oltre, sì, abbiamo giocato bene. Una cosa che avreste voluto dire, non avete mai detto, senza fare nomi, ovviamente. Una cosa anche generalizzata. Ma io qualche volta avrei voluto infamare qualche mia compagna di squadra
e qualche allenatore, ma proprio fa male di brutto, di brutto. Cioè, quando fanno avete perso, devi dire no, abbiamo perso perché non abbiamo giocato, no, abbiamo perso perché c'è gente che non capisce niente. Oh, questa ci è piaciuta. Sei andata in classifica. Invece te, Francesca? No, io sì, anch'io semplicemente allenatori che non capiscono niente. Ora, diciamo che Mendo, possiamo stilare una classifica ci vuole. Di fine estate, che l'allenatore è il bersaglio più grosso delle interviste dei giocatori. Questa è la più in voga. La più in voga, è quella che va di moda. Ciao, sì. Mendo, gli facciamo un pallavolo per te? Quello che ti ho fatto a te nella tua prima intervista? Se la pallavolo fosse un colore? Vai. Vado. Silvia, se la pallavolo fosse un colore? Vado sul romantico? Come vuoi. Rosso, amore. Francesca, se fosse un colore? Per me è il fucsia, perché è il mio colore preferito, quindi la cosa che preferisco. Esatto. Mendo, le divise della Marcon nuove saranno tutte fucsia, lo dico io, ce l'ha già detto. Assolutamente sì. È libero in Strass, te lo dico subito. Esatto, che luce. Se fosse una città. Oddio. Ma io direi Parigi. Francesca? New York, da vedere. Se fosse una canzone. Besame dell'Ovid, c'è cioè che domanda. Ecco, lo sapevamo. ecco. Abbiamo preso su. Ricordatevi, lunedì esce il disco. Hai la canzone. Potete salvarlo su iTunes. Ok. Vabbè, sì. Se fosse una canzone, Francesca? Se fosse una canzone, penso una canzone di Vasco. Oh, queste sono belle notizie. Fate giro un attimo il computer, eccolo lì. Oddio. Che ci guarda sempre, sì. In diretta, Vasco. Quindi anche lui è qua. Oh, questa è una bella notizia. Se fosse un film, Silvia? I passi dell'amore. I passi dell'amore. Francesca? Mai visto? Oddio, no, drammatico. Niente. No, non lo so, non lo saprei. Di Ragazzo di Campagna, ti salvato. Ragazzo di Campagna, vai. Mille Shield. No, quello è, se Mille fosse Shield. Invece una serie TV. È un cartone. TV. Una serie TV? Gossip Girl. Bella, sì, anche questa mi unisco, effettivamente sì. Se invece fosse un personaggio TV. Mendo, il tuo platinette rimane nella storia. Cioè, personaggio, quindi può essere attore. Tutto. Può essere Barbara D'Urso, può essere platinette, no. Può essere Gerardo del Grande Fratello. Può essere... No, vabbè, io vado su un attore, dai, direi uno dei miei preferiti, Bradley Cooper. Dai. Bradley Cooper. Francesca? Io dico... Boh. Chi è questa? Michelle Hunziker. Michelle Hunziker, perfetto. La prima che ha visto in televisione. Se fosse un cartone animato... Mille Shiro è banale, i Simpson. Oh, i Simpson. E chiudiamo con se fosse un sentimento. Amore. Devo pensare a qualcosa di originale, aspetta. No, quello che ti senti, che ti viene dal cuore. No, dai, Marcone, amore. No, passione. Cos'è? Dai, passione. Passione e amore. Quindi, abbiamo passato questa oretta con voi e vi ringraziamo. Quindi siamo arrivati, diciamo, alla fine di questa puntata di Dreamers. Mendo, vuoi aggiungere qualcosa? No, assolutamente. È bello, sicuramente interessante. Mi sono divertito. Scoperto cose che non sapevo, tipo la banda. Che da domenica la banda sono io su tutti i campi da beach della Lombardia, vicino sempre a Bitegrasso, non per stanzarmi troppo, però sarò la banda. Ora puoi fare il figo e fai, allora io gioco in banda. Così esatto. Ascoltami, e ho già pensato risultanza, ogni schiacciata faccio la trombetta, almeno così banda. Allora, chiudiamo questa puntata di Dreamers, voglio dire solo due cose. Allora, la prima, raccomando,
lunedì che esce il nuovo singolo dei Lovi, Besame, che si può prendere su Spotify, si può prescaricare. Presalvare su iTunes. Presalvare su iTunes, quindi presalvare su iTunes, quindi per la curiosità dei nostri fan. Settimana prossima andremo in onda sempre di martedì e ci sarà un quiz nostalgico, Mendo, quindi lo ripetiamo anche tutti. Poi volevo anche prendere l'occasione per salutare di solito non lo faccio mai, un mio amico che è stato un mio compagno di radio nelle prime mie esperienze, diciamo, web, che non ha avuto un piccolo infortunio, diciamo, non è stato troppo bene la settimana scorsa, quindi lo saluto e gli auguro pronta guarigione al mio amico LP Bertelli. Con questo chiudo, vi ringrazio, voglio ringraziare l'eroe di Anfield, Ettore Medicino, che è sempre disponibile a star con me questi martedì bellissimi. Grazie a te, grazie a te, saluto le ragazze, le seguirò, è stato un piacere, grazie a tutti quelli che stanno seguendo. Nostro. Poi voglio ringraziare assolutamente le nostre due amiche adesso di Dreamers, che ci hanno le nostre quote rosa, che ci hanno delucidato sulla pallavolo, ci hanno regalato questo bellissimo viaggio romantico. Ringrazio, come la chiamano, la Cischi Francesca Marcon, ti ringraziamo anche a te, assolutamente sei stata gentilissima e disponibilissima. E poi la nostra Romina Power sotto rete, Silvia Lotti, pronta a esplodere su tutti e essere la canzone più scaricata dell'estate. Vi ringraziamo, ci vediamo martedì prossimo sempre su Dreamers. Se avete tempo metteteci un like, iscrivetevi al canale YouTube, un like su Facebook e un like su Instagram, che almeno ci aiutate perché siamo un programma streaming. Con questo vi auguriamo una buona notte e ci vediamo martedì prossimo con Dreamers The Romantic Show. Grazie a tutti, buonanotte, a presto. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. È notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso...